un'aggressione rapidissima, una scena di violenza quasi da film. Di questo raccontano le testimonianze di chi era a bordo dell'autobus 246 dell'AMAT, che sabato sera è stato teatro di un vero e proprio raid punitivo. Secondo la ricostruzione fornita alla polizia, un gruppo di circa 10 giovani avrebbe fermato l'autobus in via del Vespro, a pochi passi dal policlinico. In quattro sono saliti a bordo, aggredendo un giovane e accusandolo di aver commesso uno scippo. La banda avrebbe poi trascinato giù in strada il ragazzo, portandolo in un luogo meno illuminato e cominciando a picchiarlo selvaggiamente con calci e pugni davanti agli occhi dell'autista del bus e degli altri passeggeri che nel frattempo erano scesi dal mezzo per dare l'allarme e cercare di bloccare il pestaggio. Ma all'arrivo delle volanti gli aggressori si sono dileguati in fretta. Gli agenti non sono riusciti a rintracciare neanche la vittima, mentre il 118 ha dovuto soccorrere alcune donne che erano a bordo dell'autobus rimaste scioccate dalla violenza alla quale hanno assistito. Le indagini proseguono ancora senza esito, nonostante gli agenti abbiano condotto ricerche in tutti gli ospedali della zona. Intanto l'episodio riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza a bordo degli autobus, soprattutto nelle ore serali. Nelle mani di Crocetta quella busta non è arrivata, si è fermata prima negli uffici della sicurezza di Palazzo d'Orléans, dove viene smistata la corrispondenza destinata al governatore e che viene vagliata anche dagli agenti di polizia. Sono stati loro a scoprire l'involucro, un plico piuttosto voluminoso con il nome e l'indirizzo del destinatario scritti in modo frettoloso con un pennarello nero, dentro un proiettile di grosso calibro, presumibilmente un fucile da caccia. La busta è stata consegnata agli investigatori che hanno avviato le indagini, un episodio che per Crocetta non è il primo, ma che il governatore accoglie senza nascondere l'ansia. Sono preoccupato, ha detto, anche se non è il primo episodio di questo tipo che mi accade. Credo sia il frutto di un clima di assedio politico nel quale sono costretto a vivere. Quando alcuni esponenti politici, aggiunge Crocetta, si spingono oltre nell'utilizzo di un linguaggio violento, qualcuno può anche pensare di passare ai fatti. Gli operai della GESIP per tutta la settimana torneranno a protestare con presidi e sit-in a Palermo. A rilanciare la protesta dei 1.700 addetti della società liquidazione partecipata dal Comune, in cassa integrazione fino al 30 giugno, sono i sindacati di base che chiedono al sindaco di Palermo un incontro sulla vertenza. Le organizzazioni dei lavoratori puntano il dito contro la mancata predisposizione del bando per gli esodi incentivati per il personale in possesso dei requisiti, che avrebbe dovuto essere emanato il 31 gennaio scorso. Tra i motivi della protesta anche la convocazione di un incontro con le parti sociali e la richiesta all'amministrazione di trasferire servizi svolti finora dalla GESIP, risorse finanziarie e dipendenti, nelle altre società partecipate dal Comune. Da oggi e fino a venerdì gli operai GESIP protesteranno tra Palazzo delle Aquile, sede del Comune, e Villa Niscemi, sede di rappresentanza dell'amministrazione. Il genio di Palermo, la bellezza salverà il mondo, è il titolo dell'iniziativa volta allo sviluppo del centro storico della città, ma sarà anche un brand, un marchio capace di selezionare le creazioni artigianali realizzate da artisti italiani e di diverse etnie che verranno esposte all'interno del complesso di Santa Cita. Un piano di marketing territoriale ad ampio raggio che coinvolgerà e favorirà l'integrazione civica, sociale e lavorativa delle diverse comunità che abitano nei quattro mandamenti cittadini. La prima è quella del Bangladesh. Sono loro che rappresentano il 24% della popolazione locale, che guardano con fiducia al futuro ma chiedono dei quartieri vivibili e adatti alle loro esigenze.